Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video dei Libri dell'Avvento. Oggi vi propongo un book tag natalizio. Il nome è 12 Days of Christmas Book Tag. Cominciamo! Prima domanda. Il primo giorno di Natale il mio vero amore mi ha portato una pernice in un pero. La pernice si trovava da sola nel pero. Qual è il tuo standalone preferito? Beh, per standalone, come sapete, si intende un libro che non ha seguito, quindi non è una serie, è un libro che autoconclusivo. Ecco, e quindi in questo caso il mio standalone preferito, ho deciso di nominarvi il mio libro preferito in assoluto, ovvero Uccelli di Rovo di Colleen McCullagh. Sono molto contenta di rinominarlo di nuovo, perché via via negli anni, tutte le volte che lo nomino, insomma, con tutte le volte che lo nomino, molti di voi mi hanno anche scritto dicendomi di averlo letto, averlo amato, quindi io continuo a consigliarlo. Seconda domanda. Il secondo giorno di Natale il mio vero amore mi ha mandato due tortore. L'amore nell'aria. Chi è la tua coppia preferita? La mia coppia preferita nel mondo letterario, ho deciso di nominarvi in questo caso, nonostante siano molteplici, Louise e William di Io prima di te. Il libro, come sapete, mi è piaciuto e la loro storia d'amore, secondo me, nel libro è resa molto bene. Mi è piaciuto il rapporto che si instaura tra di loro, e quando il libro arriva alla sua conclusione, diciamo, l'affetto che c'era e i sentimenti che provavano i due protagonisti, secondo me, sono stati resi talmente tanto bene che io stessa avevo le lacrime agli occhi. È una coppia che quindi mi è piaciuta, non mi è sembrata artificiosa, e quindi ecco, ho deciso di nominarla per questa domanda. Terza domanda. Il terzo giorno di Natale il mio vero amore mi ha mandato tre galline francesi. Nello spirito dei tre, qual è la trilogia migliore che hai letto? La trilogia migliore in assoluto che io abbia mai letto è la trilogia dei Pilastri della Terra. Vi faccio vedere in particolare il secondo volume, quindi Mondo senza fine, che è stato poi il primo che io ho letto di questa trilogia, che mi ha fatto innamorare di Ken Follett, mi ha fatto innamorare del Medioevo, mi ha fatto innamorare dei romanzi storici e così via. Insomma, è stato veramente un libro che mi ha aperto tante porte. E è una trilogia meravigliosa, però sicuramente questo è il mio libro preferito in assoluto. Domanda 4. Il quarto giorno di Natale il mio vero amore mi ha mandato quattro uccelli cantanti. Dato che la serie di solito consiste in quattro o più libri, qual è la tua serie preferita? La mia serie preferita in assoluto, che conta più di tre libri, quindi da quattro in su, vabbè, è super scontata la risposta, comunque è ovviamente Harry Potter. Harry Potter è la mia serie preferita in assoluto e sono gli unici libri che io abbia mai riletto, perché tendenzialmente non rileggo mai niente. Domanda 5. Il quinto giorno di Natale il mio vero amore mi ha mandato 5 anelli d'oro. Un anello per domarli tutti. Chi è il tuo cattivo antagonista preferito? Ho deciso in questo caso di nominarvi Amy dell'Amore Bugiardo di Gillian Flynn, o Gun Girl, come si voglia chiamare, insomma. Mi è piaciuto moltissimo come l'autrice ha delineato questo personaggio, il suo tratto psicologico. Mi ha sorpresa, perché ovviamente è un personaggio che ci porta grandi colpi di scena, ma soprattutto, secondo me, ecco, non è stato lasciato niente al caso, è stato descritto molto nel particolare, e quando si delineano dei cattivi, dei personaggi cattivi, io voglio sempre che l'autore o l'autrice approfondisca la mentalità di queste persone, non soltanto per capirne le motivazioni, ma proprio per renderli più veritieri, più reali, più sensati all'interno della storia. Quindi sicuramente Amy ha tutte queste caratteristiche. Domanda 6. Il sesto giorno di Natale il mio vero amore mi ha mandato 6 occhi che covavano. La creazione è una cosa bellissima. Qual è il tuo mondo o ambientazione preferito? Allora, in questo caso dovrei nominare un mondo, diciamo un'ambientazione. Io ho dedotto magari qualcosa, appunto, di inventato, che però mi piace molto. Per non essere ripetitiva, perché molte domande mi verrebbe da rispondere Harry Potter, decido di nominarvi un'altra ambientazione molto molto bella. Non sono una amante dei fantasy, dove chiaramente le ambientazioni diverse dalla realtà
pullulano, ecco, però devo dire che l'ambientazione creata all'interno del Trono di Spade, quindi della serie del Trono di Spade, sicuramente è tra le mie preferite. Perché? Perché è un'ambientazione totalmente fuori dal nostro mondo, nel senso che il mondo che viene raccontato in quei libri non corrisponde al nostro mondo, ma allo stesso tempo è un'ambientazione in stile medievale, che come sapete è un periodo della storia che mi affascina particolarmente e sul quale mi piace sempre leggere qualcosa. È per questo che ho trovato questo connubio tra fantastico e reale, tra fantastico e storia soprattutto, particolarmente interessante, e quindi è probabilmente la mia ambientazione preferita. Domanda 7. Il settimo giorno di Natale il mio vero amore mi ha mandato 7 cigni che nuotavano. Chi ha bisogno di 7 cigni quando tutto ciò che serve è un buon amico animale? Chi è il tuo compagno animale preferito? Beh, in realtà, non pensando insomma a cosa rispondere per questa domanda, sono sincera, non avevo, non mi veniva in mente nessun animale. Allora ho deciso di nominarvi il Thestral, non so, Thestral, come si nomini, comunque l'animale della saga di Harry Potter che nessuno riesce a vedere a meno che non abbia visto la morte. A parte insomma questa cosa un po' macabra, in realtà è un animale che adoro perché risulta molto utile, dato che soprattutto ci permette di volare e soprattutto è docile, quindi è proprio l'animale per eccellenza che ci insegna che l'apparenza inganna e non bisogna giudicare soltanto appunto dall'apparenza. Domanda 8. L'ottavo giorno di Natale il mio vero amore mi ha mandato 8 serve che mungono. Il latte è così 18° secolo. Quale libro o serie porta bevande e cibo ad un nuovo livello? Se mi conoscete sapete che non potevo non nominare Chocolat, dove Vian Rocher, la protagonista di questa storia, è una esperta nella lavorazione del cioccolato, quindi tutto ciò che lei prepara nella sua cioccolateria ci fa venire l'acquolina in bocca. Joan Harris ha una grandissima capacità di descrivere soprattutto la preparazione dei cibi in tutti i suoi libri, e quindi quando si leggono questi libri si sentono degli odori, si sentono dei sapori più che leggere delle parole nero su bianco, quindi assolutamente questo. Domanda 9. Il nono giorno di Natale il mio vero amore mi ha mandato 9 dame che ballano. Ballare è solo una delle abilità di una signora. Chi è la tua protagonista femminile preferita? Uno dei personaggi femminili a cui sono più affezionata è Erika, della Principessa di Ghiaccio di Camilla Läckberg. Come ho detto, non appena nelle recensioni che ho fatto, insomma non appena ho finito di leggere questo libro, la cosa che mi ha colpito di più è il fatto che questa protagonista viene descritta in maniera molto realistica. Non è perfetta, non è bella ma si vede brutta, insomma non ha tutti quegli stereotipi che di solito vengono attaccati alle protagoniste femminili. No, lei è una donna molto umana, molto terra terra, la donna proprio della porta accanto, quindi una donna con le sue incertezze, con le sue paure, con i suoi difetti, e soprattutto vederla nell'inizio di una relazione con un uomo ha tutti gli stessi identici dubbi che noi abbiamo sul suo fisico, sul suo modo di fare, sull'essere il più perfetta possibile agli occhi dell'uomo che a lei piace. Quindi l'ho trovato un personaggio descritto molto bene e che appunto si accosta di più a quello che siamo noi, e questo ci permette anche di immedesimarci di più e di sentirla un po' più vicina, ecco, rispetto alle grandi eroine che vengono descritte in molti libri ma che forse insomma non hanno tanto a che fare con qualcuno di reale. Domanda 10. Il decimo giorno di Natale il mio vero amore mi ha mandato 10 signori che saltavano. E il tuo ragazzo preferito? Per quanto riguarda invece un protagonista maschile che mi è particolarmente piaciuto, vi nomino Daniel dell'Ombra del Vento. È un ragazzo, un giovane insomma, che affronta diverse avventure per scoprire insomma un mistero legato anche ad una libreria. Quindi chiaramente la tematica mi coinvolge particolarmente, ma in generale mi è piaciuto il suo modo di agire, il suo modo di pensare, il suo modo di rapportarsi con gli altri personaggi. Domanda 11. L'undicesimo giorno di Natale il mio vero amore mi ha mandato 11 pipe che suonavano. Qual è il tuo libro preferito con influenza musicale? Vi nomino qui Stabat Mater di Tiziano Scarpa, la storia di un'orfana che vive insieme a delle suore e che suona il violino. Come sapete questo libro l'ho letto, dico sempre come sapete perché una volta forse in un video ne ho parlato, comunque se vi ricordate bene, se no è uguale. Comunque ho letto questo libro tanti tanti anni fa e mi aveva colpita moltissimo. È tutto scritto come se fosse un diario, appunto tenuto dalla protagonista
protagonista della vicenda, e niente, mi era piaciuto moltissimo la scrittura, nonostante ricordi poco della trama. In ogni caso, per l'appunto, il violino e la musica sono anche loro dei protagonisti del libro, e io, se non lo sapete, qualche anno fa, diversi anni fa, quando ero una ragazzina alle medie, ho preso lezioni di violino per un po' di tempo, quindi ci sono affezionata. Ultima domanda: il 12° giorno di Natale, il mio vero amore mi ha mandato 12 batteristi che suonavano il tamburo. Rullo di tamburi, per favore. Qual è stata la tua lettura preferita quest'anno? Non è stato facile rispondere a questa domanda, però io direi che, a meno che non ci sia qualcosa di esplosivo che mi aspetta per questi ultimi giorni dell'anno, direi che sicuramente la rilettura di Harry Potter è stata la lettura più bella che ho fatto quest'anno. Sono felicissima di essere riuscita a mantenere questo obiettivo che mi ero prefissata all'inizio dell'anno, e rileggere Harry Potter è stata un'emozione unica. Mi ha insegnato di nuovo tantissimo, mi ha fatto riflettere di nuovo tantissimo, e mi ha fatto ricordare perché io amassi tanto questa serie e perché tutto il mondo ami così tanto questa serie. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!